Ciao e benvenuto a questo secondo incontro di orientamento al lavoro. Sono Matilde Dondena e sono la tua career advisor. Questa settimana permetterà di creare la tua comunicazione e per farlo dobbiamo prima fare un esercizio di collegamento tra la parte precedente e questa. Come per la scorsa settimana, prenditi qualche minuto di tempo tutti i giorni da dedicare agli esercizi che troverai nelle schede presenti sulla piattaforma Blackboard di Stage Cimo. Sei pronto? Iniziamo! Cerca di fare cose straordinarie e migliora sempre di più i tuoi punti di forza. Plasma. Bene, iniziamo con il primo esercizio, la SWOT analysis. Provare a dare una risposta a queste domande. Quali sono i tuoi punti di forza? Le tue aree di miglioramento? Le opportunità che hai in questo momento? Quali sono? Ci sono delle minacce? Le tue aree di miglioramento, ovvero i tuoi punti di debolezza, possono essere una minaccia per il tuo futuro lavoro? Nella tua rete di amicizie, nel tuo network, c'è qualcuno che può aiutarti a entrare nel mondo in cui vuoi spiccare il volo? Nella scheda troverai queste ed altre domande utili a fare un ragionamento sulla tua comunicazione, su come poterti comunicare meglio, perché se noi iniziamo a comprenderci possiamo anche comunicarci meglio. Vision e mission. Qual è la tua visione? Qual è il tuo sogno da realizzare? Se chiudi gli occhi, dove ti vedi da qua a 3 anni? La mission. Quali sono i piccoli step che tu puoi fare per arrivare a realizzare questo sogno? Colore. Scegli il colore che ti rappresenta. Il colore suscita sempre un'emozione e ogni colore ha una propria caratteristica. Pensa all'esercizio 1 della scorsa volta, le tue qualità, e pensa se sono in linea con il tuo colore. Nelle schede troverai anche una divisione e un'illustrazione di cosa i vari colori significano. Presenta il tuo marchio. Se tu fossi un brand, come saresti disegnato? Prova a disegnare su un foglio il tuo logo. Crea il tuo stile. Adesso proveremo a scrivere una biografia, un su di me. Quindi cerca di descriverti in modo professionale e personale. Chi sei? Cosa fai? Il valore che generi qual è? Qual è la tua unicità? Evita frasi fatte, tipo mi reputo una persona, sono una ragazza, sono un ragazzo. Cerca appunto di emergere, anche rivedendo gli esercizi fatti dal primo incontro e la SWOT analysis. Hai una passione? Cerca di emergere dalla massa, scrivi in modo dinamico e sintetico.